Ciao raga, bentornati alle news, questo nuovo format che si occupa di pilloline dal mondo dell'arrampicata per arricchire il nostro bagaglio culturale arrampicatore. Vediamo che cosa è successo in questi giorni. Intanto grazie perché siamo quasi a 1000 e davvero io sono sempre stato videomaker. Ho sempre fatto questo lavoro in un modo o nell'altro per conto di qualcuno, per me stesso, eccetera, eccetera. Chi è videomaker lo sa benissimo come gira questo mondo, tra virgolette, del freelance. Ma mai avevo pensato, benché abbia aperto una miriade di canali YouTube, mai ho pensato di trasformare, come dire, questo lavoro in un qualcosa di strettamente personale che vada a svilupparsi su una forma più, tra virgolette, passatemi il termine, televisiva, quindi di divulgazione barra intrattenimento sportivo, che è ciò che poi è il nostro progetto, di fatto. Quando sono partito a settembre con questa idea, sostanzialmente coinvolgendo le persone che tutt'oggi mi danno una mano, mai e poi mai mi sarei aspettato che in questo, passatemi il termine, questo relativo poco tempo, il canale, l'idea, avrebbe avuto comunque un seguito di questo tipo. E ne sono felice perché non me l'aspettavo. Non sto inseguendo chissà quale sogno, quale obiettivo. Lo sto facendo perché mi sto divertendo tantissimo. Mai e poi mai mi sarei aspettato di trovarmi con un seguito tale di persone che per quanto oggettivamente siano poche, perché non è che sto dicendo che sia un canale grosso, i canali grossi sono benissimo che cosa sono e quanti numeri fanno, per carità. Comunque non mi sarei mai aspettato neanche di arrivare ad interessare a così tanta gente, perché io ci penso sempre. Prendete 1000 persone, mettetele in un luogo e parlate davanti a 1000 persone. Sono tante. Ovvio, non le vedi, stai parlando con una telecamera, eccetera, ma sono tante. Sono tantissime. E per questo, niente, vi sono super grato e questa cosa non fa altro che motivarmi. Ma non tanto perché io stia puntando a qualche obiettivo specifico, perché oggettivamente non so neanche dove mi porterà sta cosa. Ma ve lo giuro, raga, ci stiamo divertendo da pazzi e credo che sia una bella, bellissima occasione di unire tutto quello che abbiamo sempre desiderato fare attraverso l'arrampicata e attraverso poi, di fatto, la comunicazione. E niente, scusate per la piccola parentesi, ma grazie. Torniamo alle news, partiamo da Matteo Gambaro che assieme a Alessandro Cariga apre alla Rocca dei Campanili sul Mongioie una via che si chiama La Fenice. Raga, uno scalatore come Matteo che ha all'attivo una miliardiade di vie sopra all'otto, cioè tra l'8A e l'8C, è uno scalatore di un'esperienza incommensurabile. Che però appunto non si è mai confrontato. Infatti, quando ho letto la notizia, ho detto: cazzo, grande Matte, perché comunque non è il terreno sulla quale si è sempre confrontato, benché sia appunto, ripeto, un ottimo scalatore, ma andare a chiodare, a creare, diciamo, una via su un terreno un po' diverso, che è quello delle multi-pitch, che è quello di un ambiente poi totalmente diverso, non è sempre stato il suo ambito. Pare che abbiano aperto questa via dal basso, chiodata molto sportiva, e che abbiano chiodato la via scalando e cercando i punti migliori in cui appunto poter proseguire facendo il foro del trapano e tenendosi sulle prese. Quindi ti tieni alla presa, trapani finché riesci, voli giù, lasci il trapano lì, risali, continui il foro e così via, andi rivieni. Però stiamo parlando di gradi o 7C obbligatorio fino a tiri di 8C. Quindi la via non è lunghissima, sono 150 metri, però raga, fino all'8C, 7C obbligatorio, chiodata dal basso, beh, cazzo, grande Matte, non vedo l'ora di vederti per stringerti la mano. Spettacolo.
Poi, altra notizia che mi ha lasciato davvero sbalordito, non so se avete mai letto o comunque vi siete mai informati circa la sparizione che è avvenuta 50 anni fa del fratello di Reinhold Messner. Ora, ovviamente stiamo uscendo un pochino dall'ambito arrampicata sportiva, ma comunque siamo sempre nel di dentro di qualcosa che riguarda poi roccia, montagna e vita all'aria aperta, benché quella di Messner sicuramente sia un'estrema vita all'aria aperta. Comunque 50 anni fa Messner perse il fratello sul Nanga Parbat al ritorno di una spedizione, quindi in discesa li colse una bufera tremenda. Le dinamiche poi in realtà non me le ricordo benissimo, avevo letto la storia, avevo letto proprio il libro di Messner, mi aveva abbastanza scioccato. Comunque ricordo che nel delirio, nell'impossibilità di comunque prestare soccorso al fratello, Messner si ritrova in una sorta di stato di trance in cui dovette scendere da solo, perdendo pezzi, abbigliamento, scarponi, un delirio insomma. Di conseguenza il fratello rimase lì, morì, e proprio recentemente, in queste settimane, è stato ritrovato lo scarpone in mezzo appunto ai ghiacci del fratello scomparso. Beh, è una cosa che fa un po' effetto, perché dopo tanti anni comunque ritrovare dei pezzi che vanno comunque a ricordare un momento di un'intensità e una disperazione infinita. Non voglio neanche mettermi nei panni di Reinhold durante quella discesa, probabilmente non sarei neanche sopravvissuto. Quindi soltanto l'idea è la rappresentazione di fatto che ha quello scarpone, essendo stato ritrovato dopo tutti questi anni, mi fa un po' rabbrividire. Passiamo all'altra notizia. Josh Iverson sale Ryman a Malam Cove, una via di 9B liberata nel 2017 da Steve McClure. La via combina Ryan Shadow con Batman, che sono rispettivamente 9A e 9A+, ed è la via più dura della Gran Bretagna. Beh, considerando la giovane età di Josh e il fatto che comunque a 16 anni aveva già salito Ryan Shadow, possiamo dire che sicuramente è proiettato verso un futuro roseo di vie veramente difficili, quindi facciamo i complimenti a Josh, bravo, aspettiamo altre notizie di questo tipo. Passiamo all'altra. Nacho Sanchez libera forse il blocco più duro della Spagna, chiamato Danos con laterales, se la pronuncia non mi inganna. Pare sia attorno all'8C+, e raga, in questo video oggettivamente possiamo vedere quanto cazzia fisico questo passaggio. Nacho, comunque, per chi non lo conoscesse, è già autore di diversi blocchi del grado di 8C, Libera Crisis di 8C+, nel 2011 Entropia è il primo 8C di Spagna di blocco, comunque nel senso ha all'attivo un sacco di altissimissima difficoltà alle spalle, per cui ben vengano scalatori come lui. C'è da dire che gli spagnoli si tengono veramente forte, hanno a disposizione un sacco di roccia e beati loro. Bene raga, le news di oggi finiscono qua, spero che non mi sia dilungato troppo con i ringraziamenti iniziali, e cos'altro dire, ci vediamo alla prossima.